Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui andrò a grattare dalla mia mappa un nuovo stato. Ovviamente si tratterà di una serie di video, questo qui è quello incentrato su Teheran e appunto vedete la sottoscritta che gratta dalla mappa l'Iran. Questi video saranno un pochino particolari perché per l'appunto io ho partecipato ad un viaggio di gruppo, quindi non mi sono soffermata più di tanto a registrare le parti in cui vi spiego le intro, le outro dei video e le parti appunto in cui vi spiego che cosa state vedendo. Per cui sentirete la sottoscritta che parla dal mio studio qui in Italia e nel frattempo vedrete anche le varie clip che ho registrato. Quindi direi di partire subito con quella che è la spiegazione un pochino del mio viaggio, almeno il primo giorno e anche l'ultimo, perché per l'appunto siamo arrivati a Teheran la sera tardi, abbiamo dormito in hotel e così la prima giornata l'abbiamo dedicata appunto a visitare una parte della capitale dell'Iran, mentre la restante parte, ovvero quello che appunto rimaneva, abbiamo visitato in quello che è stato l'ultima parte di viaggio prima di ripartire in Italia. Quindi appunto ho unito le due giornate e vi beccate un video unico per appunto la capitale dell'Iran. Questa città per l'appunto è la capitale di questo stato dal 1757, ma è sempre stata comunque sia una città abbastanza importante nel paese. La prima cosa che siamo andati a vedere è il Museo Nazionale, che è sostanzialmente una grande raccolta di reperti archeologici. È diviso in due edifici distinti con collezioni di oggetti e manufatti sia pre che post-islamici. È diviso appunto in due parti distinte temporalmente, la parte pre-islamica e la parte post-islamica. Appunto, vedete qualche clip. Per l'appunto è stato molto interessante cominciare da questo museo perché appunto entrate nell'ottica di quello che andrete a vedere anche successivamente nelle varie tappe del viaggio. Seconda attrazione che abbiamo visto è il Palazzo Gorestan, che probabilmente è il più famoso palazzo di Teheran. Infatti è patrimonio UNESCO dal 2013. Ed è il più antico monumento della città. Si tratta per l'appunto di una residenza storica costituita da un gruppo di maestosi edifici disposti intorno ad uno splendido giardino. Poi all'interno di questi edifici trovate una sorta di museo, diciamo così, con vari manufatti e varie collezioni legate appunto alla vita che si svolgeva all'interno del palazzo. Successivamente, quella che è stata l'ultima tappa del primissimo giorno in Iran, abbiamo visitato il Museo dei Tappeti, che non è stato particolarmente entusiasmante, almeno dal mio punto di vista. In ogni caso, si tratta di una raccolta di circa un centinaio di tappeti persiani che sono stati realizzati a partire dal XVIII secolo.
Passando a quello che è stato l'ultimo giorno in Iran, a circa 10 km dal centro di Teheran, ci siamo fermati ad ammirare quello che è il mausoleo dell'Imam Khomeini, che come vedete dalle immagini si tratta di una tomba, diciamo così, un mausoleo decisamente sobrio. Scherzi a parte, si tratta per l'appunto di uno degli edifici più imponenti della storia moderna dell'Iran e peraltro non era nel programma del viaggio di gruppo. Diciamo che siamo stati bravi e quindi essendo sempre puntuali, abbiamo avuto l'opportunità nel corso del viaggio di visitare anche cose in più e anche relativamente poco turistiche, come appunto il mausoleo di Khomeini, che ci ha sorpreso perché non era frequentato da turisti, c'erano solo locali. Tornando verso il centro città, ci siamo fermati al Museo del Vetro e della Ceramica, che per l'appunto, come dice il nome, ripercorre l'arte vetraria e della ceramica fin dalle loro origini. Anche questo piccolino ma molto interessante, devo dire. E per finire la nostra visita a Teheran abbiamo visitato il Museo dei Gioielli della Corona, in cui purtroppo non potete entrare con sostanzialmente nulla che non siano i vostri documenti e i vostri soldi, quindi non ho immagini di questo museo, peraltro è super blindato perché si trova all'interno dei sotterranei della Banca Centrale dell'Iran. E però vi assicuro che vale assolutamente la pena di fare lo sforzo di passare oltre i tre metal detector e controlli vari, perché espone la collezione più abbagliante e inestimabile di gioielli e gemme al mondo. Quindi spero che questo nuovo modo di fare video, almeno per questi video iraniani, vi sia piaciuto. Nel caso lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, perché assolutamente ne vale la pena di vedere quello che ha da offrire l'Iran. Se avete qualche domanda relativamente all'Iran, lasciatela in un commento qui sotto, cercherò di raccogliere le più comuni e farci un video in cui rispondo alle vostre domande. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate i link a tutti i miei social in cui seguirmi nelle mie prossime avventure. Peraltro a fine mese c'è un altro viaggetto piccolino. Niente a che vedere con l'Iran, sarò relativamente vicino a casa, pur grattando un altro stato da questa cartina qua. Detto questo, io vi saluto e vi dico, have a nice life.